abbia prima cantato l'inno nazionale libanese mentre eri in Italia. E ora che sei in Libano, hai sentito la necessità di cantare l'inno di Mameli, l'inno italiano. Perché? Veramente la prima volta che ho pensato di cantare l'inno italiano ero in Italia. Era il luglio 2019, ero tornata da poco da Libano dopo aver cantato con il maestro Osead Rahbani. E una sera su Facebook vidi un documentario, un servizio del giornalista Ettore Guastalla su una giovane donna italiana tenente dell'esercito italiano in missione di pace alla UNIFIL nel sud del Libano. E le parole di questa giovane donna mi commossero molto. Era la sua prima missione e si era sposata da poco e aveva lasciato un bambino piccolo in Italia. Io non ho avuto figli e sono considerata dagli altri una donna forte, ma non credo di essere così forte come questa giovane ragazza. E quella sera è stata proprio la prima sera in cui ho pensato di cantare l'inno nazionale italiano e di dedicarlo a questa donna e a tutte le donne che fanno scelte coraggiose. Inizialmente pensai di ripristinare la settima strofa dell'inno di Mameli, che lui stesso scrisse dedicandola alle donne, ma che tagliò immediatamente. Tessete, o donzelle, bandiere coccarde, fan l'alme gagliarde l'invito d'amor. Questa strofa descrive perfettamente l'immagine della donna nel 1847, relegata a cucire le bandiere, a cucire le coccarde, ma non rappresenta più la donna a cui vorrei dedicare il mio inno. Lo scenario femminile italiano cambiò radicalmente col primo conflitto mondiale, la guerra del 15-18, quando le donne vennero chiamate a coprire i posti di lavoro lasciati vacanti dagli uomini mandati in guerra. Quindi le donne li sostituirono nelle fabbriche, anche di produzione bellica, alla guida dei tram, negli uffici, nelle banche, mai nei ruoli di dirigenza, se non in rarissimi casi. Ma cosa più importante, in assenza di padri, fratelli, fidanzati e mariti, senza il controllo della compagine maschile, affrancate dal patriarcato, si ritroveranno ad avere la più totale libertà. In tutto questo non mancarono il volontariato femminile e la partecipazione umanitaria, con le croce rossine nelle retrovie, o le madrine di guerra, quelle giovani donne che intrapresero gli epistolari, la corrispondenza con i militari al fronte, per sostenerli e tirarli su di morale. Voglio aprire una parentesi romantica. Ho conosciuto personalmente una di queste signore che scrivevano ai militari al fronte. Era ormai molto anziana e mi raccontava che con uno di questi militari si sono innamorati per lettera, sempre per lettera si sono fidanzati e si sono sposati per procura. Soltanto a guerra finita lui è tornato a casa, hanno potuto coronare questo amore e creare anche il nucleo familiare. Finita la guerra, moltissime donne furono licenziate per restituire i posti di lavoro agli uomini tornati dal fronte, ai reduci di guerra. Parecchie donne torneranno ad essere gli angeli del focolare, inconsapevoli che la grande guerra le aveva cambiate radicalmente. L'Italia torna in guerra nel 1940, una guerra che durò 5 estenuanti anni. Le donne tornarono a sostituire gli uomini nel lavoro e nella gestione familiare, e non solo. Le fallimentari manovre militari e politiche di Mussolini e la miseria in cui era caduta l'Italia avevano indotto molte donne a non avere più fiducia nel fascismo. E soprattutto dopo l'armistizio, l'8 settembre del 43, con l'occupazione tedesca molte scelsero di entrare nella resistenza, in qualità di staffette, a piedi o in bicicletta, munite di una borsa col doppio fondo. Trasportavano dispacci, medicinali, cibo, volantini, armi e munizioni per i partigiani. Garantivano i collegamenti fra le varie brigate e mantenevano i contatti fra i partigiani e le loro famiglie. Le donne più politicizzate entrarono anche a far parte dei GAP, i gruppi d'azione patriottica nati su iniziativa del Partito Comunista. Alla stessa stregua degli uomini parteciparono agli attentati, alle azioni armate, ai sabotaggi, al tiro al piccione,
cioè l'esecuzione, l'eliminazione di nazifascisti o di delatori. Molte altre donne continuarono ad avere una solida fede fascista e a sostenere Mussolini. Nel 1944, con la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, voluta da Mussolini, viene data per la prima volta l'opportunità alle donne di arruolarsi nel nuovo esercito, entrando a far parte del SAF, il Servizio Ausiliario Femminile. Le file del SAF erano sotto il controllo della prima generale donna della storia italiana, generale di brigata Contessa Piera Fondelli Gatteschi. Proprio lei consigliò a Mussolini di creare il SAF, per necessità di ausilio agli uomini ormai quasi tutti impiegati nei fronti di guerra. Si stima un'adesione al SAF di circa 6.000 donne e fu un grande successo fra le giovanissime ragazze. Ci si poteva arruolare dall'età di 16 anni. E se pensiamo che allora la maggior età era 21 anni. Le arruolate al SAF per regolamento non erano armate, tranne quelle arruolate nel SAF decima masse di Valerio Borghese. Erano combattenti e parteciparono ai conflitti armati a fianco dei vari battaglioni, fra cui Barbarigo e Lupo. Il 2 e 3 giugno 1946, finalmente per la prima volta le donne votarono nel referendum istituzionale, indetto per dare la forma di Stato alla nuova Italia. Fra monarchia e repubblica, gli italiani e le italiane votarono per un'Italia repubblicana. L'inno di Mameli verrà ripristinato dalla nuova Repubblica come inno nazionale al posto della Marcia Reale nel 1946, con la dicitura provvisoriamente, ed è rimasto provvisorio fino al 2017. Anno in cui con la legge 181 del 4 dicembre otterrà lo status di inno nazionale italiano. Dopo oltre 50 anni dalla nascita della nuova Repubblica, l'Italia, e ultima fra gli stati membri della NATO, darà la possibilità alle donne di arruolarsi volontariamente. Con la legge 380 del 20 ottobre 1999. Sono passati 20 anni e da allora le donne militari ne hanno fatta di strada, arrivando anche a vertici molto alti. Congratulazioni italiane. Congratulazioni sorelle. Fratelli, sorelle, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, ed io lo creo, fratelli e sorelle. Dov'è la vittoria, le borga, la chioma, che schiuma di Roma, Dio la crea. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiama. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla